Vincenzo Muratelli, sindaco di Altino, lei insieme ad altri sindaci della zona ha fatto la richiesta a tutte le istituzioni, alla regione, per un tavolo che affronti il problema del consorzio di bonifica, che non è solo un problema legato alla siccità, ma è un problema annoso. Ci troviamo a Selva di Altino di fronte a una delle stazioni di pompaggio del consorzio di bonifica Vasto Sud, che gestisce nell'ambito dei 46 comuni del territorio che vanno dal Vastese fino qui alla parte del Sangro e dell'Aventino, la distribuzione dell'acqua per gli scopi agricoli e non solo. Sì, noi abbiamo fatto una richiesta alla Regione, alle istituzioni anche nazionali, perché si ponesse attenzione su un problema annoso di questo territorio, riguarda il sistema di irrigazione delle nostre campagne e dei servizi per i nostri agricoltori. Abbiamo una difficoltà sicuramente nazionale in questo momento legata alla siccità, ma in questo contesto già così gravoso si inserisce una questione molto più spinosa, che è quella del sistema di distribuzione ormai datato. Facciamo riferimento agli anni 60, che prevede ancora nel territorio di Altino e anche nei territori degli altri comuni di un sistema ormai obsoleto di canalette, non più nemmeno attuale con i nuovi sistemi di irrigazione che l'agricoltura richiede. E insieme ai sindaci di Casoli, di Fossa Cesia, di Paglieta, di Atessa, di Perano, abbiamo richiesto alla Regione e anche agli organi nazionali, alla politica nazionale, l'istituzione di un tavolo di confronto permanente per poter affrontare questo gravoso problema, alla luce anche delle tante sollecitazioni che riceviamo quotidianamente dagli agricoltori e dalle associazioni. In tutti questi comuni abbiamo delle grandi difficoltà legate proprio alla gestione di questo sistema idrico, che paradossalmente in questo momento di grande siccità contribuisce ancora di più ad aggravare la situazione, perché gran parte dell'acqua che viene immessa in questo sistema di distribuzione, proprio per l'obsolescenza delle strutture, magari viene dispersa prima di arrivare all'utilizzo degli agricoltori stessi. Accanto a questi problemi che ho evidenziato ci sono altri aspetti che vorremmo portare all'attenzione della politica regionale, della presidenza regionale e nazionale, riguarda sia l'aumento delle tariffe a cui i nostri consorziati e consorzi bonifica sono sottoposti, e infine, non in ultimo, anche a una riapertura di un tavolo di confronto con ACEA per quanto riguarda la gestione del rilascio dell'acqua che il consorzio di bonifica sfrutta per poter dare la risorsa agli agricoltori. Vorremmo, ecco, con ACEA aprire un tavolo di confronto per poter ampliare questo tempo di consegna e poter permettere agli agricoltori di poter fare attività agricola non solo nei mesi estivi ma anche per i campi invernali.